Buonasera amici, benvenuti a 3 minuti con. Questa sera sono molto emozionato perché sono con un ospite particolare, un ospite famosissimo, il frontman di una band famosissima in tutta Italia che ha scritto la storia della musica italiana. Ecco a voi, signore e signore, Beppe Carletti. Ciao a tutti. Frontman dei Nomadi, come va? Tutto bene? Va benissimo, va benissimo. Ti ringrazio per la disponibilità che veramente... No, senso, sono molto volentieri. Sono stupito da questa cosa perché... Sono molto emozionato, te lo dico, anticipo questa cosa. Va bene. Allora, io faccio un piccolo programmino, sì, che vorrei parlare di passioni. Quindi nel tuo caso, certo, nel vostro caso, vorrei sapere la vostra passione per la musica, da dove nasce? Ma, giustamente hai detto che la musica è una passione, non è che puoi obbligare uno a suonare uno strumento, se non è una passione per la musica. Ma sai, io parlando per me ho cominciato a studiare musica che avevo 9 anni, quindi 5 anni dopo Chopin, per cui e praticamente ho sempre suonato, ho anche lavorato un po' di anni, ho fatto vari mestieri. Ma dopo, quando siamo partiti, io e Augusto nel 63, chiaramente c'era questa passione, no? Che non è che... Cioè, chi suona la passione non va via, cioè voglio dirti, rimane, quindi... Quello che ti spinge ad andare avanti, adesso ti faccio un po' di confusione, però i Nomadi sono stati composti da 24 persone e ognuno ha dato qualcosa. Un contributo e ha spinto ad andare avanti, chi più e chi meno. Quindi la passione mista al pubblico che ci segue sempre, che questo è molto importante, che ti sostiene, no? Noi abbiamo passato nel momento, almeno io, dei momenti talmente tristi, dei momenti certo, chiunque, casomai moltissimi avrebbero gettato la spugna, no? Come fanno i pugili. Ma io credo che quando si ama la musica, la si ama per me è difficile spiegarti la passione, queste cose qua, perché sono cose incredibili che è difficile, ecco. Quando uno, non so, io sono nato sul palco praticamente e io, per dirti dei particolari, io a casa mia ho sempre 3-4 valigie pronte, quella per un giorno, due giorni, non ce la fai stare ferma? No, non ce la fai, perché poi la musica fa parte di te, cioè... Ma sì, ormai, cioè, io ho 70 anni e suono da 54 anni, faccio praticamente professionista da 54 anni, cose belle, cose un po' meno belle, comunque ho sempre fatto il professionista. Se me dicessero che domani tu non vai più sul palco, non so, può darsi che muori il giorno dopo, perché vedi, la passione è talmente tanta e poi cresce, no, di volta in volta sempre, perché tu quando ti trovi davanti della gente così di qualsiasi età, di tante generazioni, chiaramente non i ragazzi di 14 anni, però dei ragazzi così, delle persone anziane, quelli della mia generazione, che tutti cantano le canzoni, tutte le cantano, tutte dalla prima all'ultima, tu trovi la forza ad andare avanti. Ma non so, se adesso io mal di schiena, io sono sicuro che quando vado sul palco mi passa, perché l'amore è la medicina, certo, la musica è una medicina universale. E io ti vorrei chiedere una cosa: le vostre prime canzoni, no? Con Augusto, sì. era un periodo totalmente diverso da quello di, certo, adesso, certo. Che cosa vi spingeva a scrivere canzoni? Quali erano... Interpretare le canzoni, certo, di certo, cucine. Ma sai, noi quando ci hanno offerto la possibilità, che non l'abbiamo mai cercata, di incidere un disco comunque a livello nazionale così, un po' ci siamo un po' confrontati per vedere cos'è che potevamo fare, cantare, perché bisognava che ci dessimo un'identità. Perché noi prima eravamo abituati a fare le cover da Gino Paoli a Peppino De Capri, Beatles, Rolling Stone. Quindi quando ci si è offerta l'occasione, diciamo, ma noi cosa facciamo adesso? E allora abbiamo scelto una strada consona a noi, no? Il fatto comunque di canzoni, quelle di, in particolar modo quella di Francesco, che Augusto se le sentiva addosso, che lo deve interpretare, sì, era, chi canta, era un abito che calzava, è un abito che andava troppo bene, e poi insomma
sono stati anche fortunati, certo, a incontrare Francesco, quindi sai, da lì. No, no, no. Però voi, cioè, penso ci che abbiamo creduto. Abbiamo matrimonio. Esatto, ci abbiamo creduto. E, a dispetto di quelli che casomai vendevano 1 milione di copie, noi ne vendevamo 100.000, però erano vere. Poi noi insomma abbiamo sempre fatto quello che in cui abbiamo creduto, in quelle cose lì di Francesco, e poi dopo cambiando un po', andando a delle canzoni diciamo più leggere, certo, tipo Io Vagabondo, appunto, cioè. Mi volevo collegare a questa cosa. Io in una piccola intervista di Vasco Rossi si dice, lui dice, vai Alba Chiara, io se non la faccio i concerti non mi fanno andare via. Io vorrei sapere che rapporto hai, che avete con i Vagabondi. Un rapporto che se non facciamo Vagabondi ci picchiano. Mi chiudo la chiave. Sì, secondo me sì. Però è bellissimo, a me piace, sai, questo. Io non è che c'è alcuni che dicono, ma mi chiedono sempre quella canzone, sono stanco di farla. Io spero di farla ancora per 100 anni a venire. Perché ha unito generazioni. Perché ha unito generazioni, ma anche noi, io mi ricordo quando abbiamo inciso in sala di registrazione, ancora ben presente tutti come eravamo, io che a un certo punto mi sono messo da solo in sala per avere il Marathon, adesso pochi sanno cos'è il Marathon, era uno strumento, una tastiera composta da nastri, comunque vabbè, c'erano tutti i violini veri, e allora lì ho fatto, diciamo, non è che non vanto, l'arrangiamento insieme ai suggerimenti di Augusto, che mi diceva no, così con il fonico e basta, e ha mandato via tutti, sono rimasto da solo. Quindi questo è un ricordo bellissimo di Io Vagabondo, e io che la suono da 45 anni, mica mi sono scantato. E poi è bello, io vorrei sapere cosa poi provi. Poi la cantano tutti, ma... Appunto, io vorrei sapere cosa provi nei concerti quando vedi migliaia di persone, che hai avuto migliaia di persone che cantavano questa canzone. È una delle cose più belle che uno può provare stando sul palco. Credo che tu hai citato prima Vasco Rossi con Alba Chiara, e ci credo che non lo fanno da via, però se io non faccio Vagabondo mi picchiano. Certo, io vorrei sapere una cosa. Dimmi. Che io faccio il DJ, non mi picchiare, no, perché... No, per un modo c'ero, rispetto... Quando un DJ dice, suona, un musicista nel mondo muore, sì. Io ho suonato, però sì, ti volevo chiedere, ci sono delle serate in cui io vado a casa e dico, cavolo, questa me la ricorderò per tutta la vita. Tu hai avuto un concerto che è finito, sei tornato nel camerino, e hai pensato, cavolo, questa me la porto fino in fondo. Allora, ogni tanto succede, ma secondo concerto, dai, la seconda serata, con l'avvento del nuovo cantante abbiamo suonato una canzone, c'è stata una standing ovation per 5 minuti. Io quando leggo sul giornale che hanno applaudito alla Scala il tal tenore, il tal soprano, che dico 5 minuti, eppure questo momento è uno di quei momenti di quello che ho provato che non dimenticherò, di certo, perché... E ti commuovi quando succede? Sì, ci siamo commossi tutti, il pubblico ma anche noi. Perché poi la cosa bella è che la musica, il musicista offre forse un servizio a chi l'ascolta, quindi senza un pubblico mancherebbe qualcosa. Infatti io dico una cosa, esempio ai grandi big, non so, che fanno 2 concerti all'anno, beh, c'è un po' tutte le motivazioni che hanno loro, le ragioni anche. Io non riuscirei. Ti mancherebbe qualcosa? Perché sì, ma io capisco che io ho suonato anche in Grecia davanti a 80.000 persone, ho suonato in Italia davanti a 160.000 persone quando abbiamo fatto il concerto per l'Emilia. È bello perché veramente, ma io non le vedo tutte le persone, mi piace vedere le persone, vederle negli occhi, non per vedere la loro espressione, anche di diniego se c'è, sì, ci mancherebbe altro, però mi piace guardare negli occhi le persone, e quando ce n'hai 160.000, 200.000 è un boato, perché le doca per un modo c'erano, però c'è anche da dire che io non li vedo tutti, ne vedo pochini, sì, e io amo vederli tanto, perché ti danno lo stimolo a guardare negli occhi le persone, è bellissimo, perché ti trasmettono, tu trasmetti e loro ti ridanno indietro, e questo è bellissimo. E tu rivedi la vostra storia, sì, la tua storia. Rivedo tutta la storia guardando i visi delle persone, ed è una cosa, ragazzi, che forse soltanto la musica può... Io credo, allora, la musica dicono che è arte povera, va bene, mettiamola che sia così, ma è pure arte, perché io dico, un pittore che... Io non sono un grande intenditore, però sono dei quadri che mi piacciono,
che non so il perché, ma mi piace, non starei lì a guardarli casomai anche mezz'ora. Però dico, un pittore che ha la soddisfazione che fa un dipinto, poi dopo viene appeso d'un muro e poi dopo. Ok. Ma un musicista che va sul palco, che tu esegui le canzoni, c'è l'applauso stasera, ce l'hai domani, capito la differenza dell'arte povera o dell'arte ricca, chiamiamola come si vuole. E questo è bellissimo perché il tuo essere viene applaudito tutte le volte che sali sul È palco, vero. mentre il pittore, se tu Sì, ti sì. là ad inchinarsi, perché sono il primo, io ho visto da due o tre quadri in tutta la mia vita Van Gogh, che mi piace da morire senza spiegarmi il perché, però mi ha Sì. preso, vabbè, lo guarderei per tanto tempo, però dopo non lo vado a seguire in 100 mostre. No. I nomadi li possono seguire anche in 80, 70 Certo. volte, e io posso guardare negli occhi le persone per 70, 80 volte in un anno. E poi una cosa è che ogni concerto è diverso, è Ah, ogni singolo. concerto Quindi è storia a anche sé. l'emozione dentro una Ma canzone cambia, perché cambia. anche per il mio stato d'animo Ma personale, per certo. quello di Chico, di Yuri, perché sai, siamo persone umane, cioè c'è il cuore che batte come tutti, no? Quindi abbiamo un'anima e abbiamo la fortuna di fare di stare su un palco e fare una cosa che amiamo. Quindi è una cosa che è difficile anche da descrivere e da far capire delle volte, perché è veramente strano tutto. Io spero che in questa piccola puntata un contributo possiamo darlo anche noi per far capire. Ma tutto Sospendo la fa, sai, luce. tutto fa e tutto dà. Guarda, più bello della diretta Beh, anche questo. bene, infatti, no, ma poi sono d'accordo, ma guarda, sì, caro. No, E poi volevo aprire una dimmi. piccola parentesi. Tu hai parlato dell'Emilia, no? Il terremoto, voi Sì, avete, sì, sì. siete battuti per la beneficenza. Certo. Vorrei parlare un attimo anche del progetto Nomadi Incontro, il Ad tributo ad Augusto, Augusto. Da cosa è nato? ma è nato, pensa che l'anno dopo che Augusto è morto nel 92, nel 93 abbiamo fatto i 30 anni. Quindi abbiamo unito i 30 anni cominciando a fare il tributo ad Augusto, che mi sembrava giusto. Quest'anno abbiamo fatto il 25esimo, è un traguardone grande, forse uno dei più bei tributi che io ho organizzato insieme al mio manager di prima, quindi abbiamo fatto un buonissimo lavoro. Può darsi che si cambi pagina adesso, Certo. perché è difficile crescere sempre, no? Quando vedi che sei arrivato a un certo punto, Certo, fermiamoci un forse noi. attimo. Sì. Adesso ti faccio una domanda che non vorrei che fosse vista come banale, però ti manca Augusto? Cioè. Non è banale, sai, la tua domanda. Non è molto banale, anche perché io Augusto lo ricordo sempre. A parte che noi tutte le sere sul palco Augusto È è con voi. ricordato, sì, è ricordato. E con noi e con me in modo particolare, io ho vissuto 30 anni con Augusto, ho Infatti. fatto gli anni belli di un ragazzo, di due ragazzi che diventano adulti e che hanno condiviso delle cose bellissime, delle storie uniche, credo, senza mai avere a che dire, senza Certo. mai litigare, senza condividere tutto quello che si faceva. Ed è chiaro che è una persona che mi manca come uomo, come compagno di viaggio, oltre che come compagno di palco di viaggio, perché le chiacchierate in macchina sono bellissime, sai. Perché poi è quello È quello che che. rimane, cioè dentro una band, io mi viene in mente a volte, ripeto, sarà monotono, però Sì. quando facciamo le serate io mi diverto a stare con i miei amici, con i miei colleghi. Sì, E quindi bello. io mi immagino tu 40 anni fa, 45 anni fa, con Augusto, che eravate due ragazzini che Sì. sognavate di farcela e ce l'avete Sì, fatta. ce l'abbiamo fatta. Ma pensa, noi sognavamo di vivere di questa passione, non di far successo, No, di vivere di di vivere questa. di Poi questa passione che è di io auguro tutti, conseguenza. lo auguro tutti, cioè nel senso a chiunque ha un sogno, gli auguro veramente di poterlo realizzare e di vivere di questo sogno, perché è una battuta così fatta, io dico ho 70 anni, spero di non Ne svegliarmi e di continuare a sognare ancora, a me piace molto sognare. trovi Che d'accordo. è bellissimo, non so, io me lo dicono in tanti che sono un sognatore, ma è così bello, non costa niente. No, infatti appunto io quello che poi volevo chiudere chiedendoti, Dimmi. dopo successi, milioni di copie vendute, concerti, girato in Italia, Europa,
Quindi quello che ti fa ancora andare avanti appunto è la voglia di stare insieme con i tuoi amici. La voglia di stare insieme con i miei compagni di viaggio, la voglia di stare insieme al mio pubblico, che è bellissimo, e che non c'è uguale. Ed è una cosa veramente bella, unica. È arrivato Sergio. Perché adesso noi cioè, abbiamo rubato sì, sì. Beppe dal concerto a Ovale. No. Di quelli che mi hanno No, però insomma. Che ti devo dire? Io ti ringrazio. Viva la musica, viva la passione. Anche se sei un DJ, comunque fai musica. Non suoni, ma fai musica. Faccio musica. Io voglio far divertire le persone. Tu ce l'hai fatta, spero anch'io di riuscire a farlo. Io te lo auguro con tutto il cuore, perché se tu hai questa cosa dentro, io spero che tu la possa veramente portare avanti finché ce la fai. Grazie per questa chiacchierata. Ma che scherzi. Io ringrazio Federico Veneziani, Gianni Olivieri, che mi ha dato il numero di telefono di Federico Veneziani, che mi ha permesso di rubare un attimo Beppe a questo concerto qua a Vada, dei Nomadi. Io vi ringrazio, vi invito a seguire la mia pagina e vi saluto tutti quanti. Seguitelo. Grazie, ciao. Grazie mille, ciao.